Il programma è no cementificazione, ristrutturazione del territorio. Lei pensa che l'esperienza di Parma e di Pizzarotti possa essere ripetibile in qualche modo, chiaramente con le mutate condizioni? Allora, Pizzarotti, per quanto riguarda me e il mio gruppo, ha fatto un ottimo lavoro. Ovviamente si è trovato degli ostacoli non indifferenti per quanto riguarda invece l'inceneritore. L'inceneritore, noi ad esempio abbiamo fatto una battaglia insieme al gruppo Noacam a Busto per quanto riguarda quello di Busto, che è quello dove conferiscono tutti i cittadini di Somma Lombardo, in quanto il comune è socio al 5% della società Acam SPA. Eravamo profondamente in disaccordo con questo progetto del revamping, e l'abbiamo dimostrato facendo un po' di tutto per poterlo fermare, e siamo riusciti a farlo fermare. Questo è uno dei passi che fanno le associazioni, ma che il Movimento 5 Stelle appoggia. Quindi fondamentalmente Pizzarotti sul resto ha fatto un ottimo lavoro, quindi non possiamo dire nulla, e sicuramente il fatto di entrare in comune e mettere a posto già i conti come ha fatto lui è già un ottimo risultato. Pizzarotti possiamo perdonarlo, perché comunque l'inceneritore non era di sua competenza, per cui più di tanto non poteva fare. Il vostro progetto invece su Somma Lombardo presuppone lo sviluppo della raccolta differenziata e quindi di modalità diverse di raccolta dei rifiuti. Come intendete risolvere il problema rispetto al fatto che comunque i rifiuti ci sono e in qualche modo bisogna... Allora, il nostro progetto riguardante i rifiuti è ovviamente quello di incrementare la raccolta differenziata, questo in assoluto. Abbiamo visto e dimostrato anche con delle dimostrazioni pratiche in piazza, anche a Somma Lombardo, ad un nostro banchetto una domenica, che si può arrivare addirittura anche al 90-95% di raccolta differenziata, quindi lasciando un bassissimo residuo da smaltire. Quindi quello è un progetto, come facendo un'ampissima campagna sui cittadini. I cittadini vanno informati, bisogna dirglielo che si può fare così, se non glielo diciamo a volte non si rendono conto, perché si ricevono il volantino tutti gli anni riguardante come devono smaltire i rifiuti, però in realtà poi chi lo legge sono in pochi. Bisogna proprio convincerli facendo una bella campagna di informazione, e poi il microchip nei sacchi ci sembra un'ottima idea, quello di incentivare sempre la raccolta differenziata dando dei sacchi col microchip, si chiama aiutatemi. Sì. Si chiama tariffa puntuale, e praticamente con la tariffa puntuale noi riusciamo a far pagare ai cittadini anche meno di tassa rifiuti, perché se gli diamo un sacco e gli facciamo pagare soltanto quello che conferiscono, misurando quello che conferiscono, ovviamente poi saranno incentivati a conferire meno, sapendo che possono mettere la plastica nel sacco della plastica e quello non la pagano, sapendo che possono mettere il cartone col cartone. Nel dettaglio, spiegandoglielo bene, sicuramente ci sono degli ottimi risultati anche in questo senso.